È lunedì e questo vlog inizia da qui. È lunedì, siamo quasi sul pomeriggio e questo vlog inizia dal marasma più totale perché per l'ennesima volta, guardate un po', per l'ennesima volta ho deciso di cambiare tutto nella craft room. Ancora non ho raggiunto la pace, non riesco a capire come la devo aggiustare questa craft room. Ma in realtà ho solo bisogno di spostare le cose per dare un aspetto ad un cambiamento. Sì, devo ricominciare a lavorare come si deve, ho bisogno di cambiare. Tutto qui. E se tutto va bene, finirò nel 2058. A dopo, ciao! Se qualche anno fa qualcuno mi avesse detto diventerai una mattiniera, mi sarei fatta una grassa risata. Buongiorno, è martedì e ormai da un po' di giorni sono io che sveglio la sveglia praticamente. Sono sveglia dalle 6:30, che per me è una cosa, non ci credo neppure io quando vedo la sveglia, quando mi sveglio la mattina. E invece sì, ora sono le 11, ho appena fatto diciamo ordine in casa. Ed ora vorrei mettermi al computer, vorrei mettermi a lavorare, anche se ancora la craft room non è nelle sue condizioni ottimali. Ho fatto molti spostamenti ieri, l'ho un po' stravolta, ma ancora non sono arrivata al punto in cui vorrei essere. Vediamo. Oggi intanto però non ho voglia di fare altri spostamenti. Queste cose vanno fatte piano piano e con cognizione di causa. Sono qui con la tisana fredda in versione fashion. Mi sono svegliata con una sete assurda. Oggi ho sete, è la giornata della sete. E quindi, piuttosto che bere solo acqua, mi do un attimo le tisane. Anche per cambiare gusto. Ok, niente, adesso mi do da fare e vedo se da questa testolina esce fuori qualcosa di buono. Dopo, ciao! È martedì notte, è quasi mezzanotte ed io finalmente sono a letto. Credo che sarà una notte di quelle passate in bianco. Oggi è stata una giornata dura, dura, dura. Dura, dura, tanto pesante. Alla fine me ne vado a letto anche abbastanza incavolata. Perché quando mi trovo ad avere a che fare con persone che non mi piacciono, ecco, manteniamo l'aplomb, quando mi trovo ad avere a che fare con persone che non mi piacciono e alle quali non posso dire quello che penso in faccia, mi sento male, mi sento male. E la persona in questione di oggi è un medico, anzi una dottoressa, una donna, che non ha nulla né della donna né del medico né di una brava persona. E purtroppo, almeno per ora, non le posso dire quello che penso in faccia. L'unica cosa che ho potuto fare stasera è stata, giusto per sfogarmi, è stata quella di lasciare una recensione molto negativa all'ospedale per cui lavora. Ma prima o poi andrò a dirle quello che penso in faccia. Perché ci sono certi ospedali che trattano i pazienti come cavie. E questa cosa mi fa imbestialire tantissimo, tantissimo, tantissimo. E vabbè, e niente, è questo, mi sono sfogata. Ok, grazie, scusatemi. Bah, provo a rilassarmi un po'. Magari vado a farmi una camomilla, va? Che meglio. A domani, ciao. Buongiorno, è mercoledì. Io mi sono svegliata abbastanza presto. Non sto benissimo oggi. Ancora non ho capito se fa caldo o fa freddo. Ormai la mattina quando ci svegliamo dobbiamo capire prima in che stagione ci troviamo.
Sto per fare colazione, vi faccio vedere. Ho scoperto il riso al latte da Lidl e ogni tanto mi concedo una colazione golosa, tanto poi con MyFitnessPal cerco di equilibrare la cosa durante la giornata. Che comunque sono 200 calorie al mattino a colazione. Ci può anche stare. Oggi aspetto un pacco, aspetto una cosa bellissima, una cosa che mi piace davvero tanto e magari dopo quando arriva ve la faccio vedere. Ho ordinato un vestito bellissimo. Vabbè, faccio colazione e poi ho un po' da fare al PC, quindi ci vediamo dopo. Ciao! È arrivato il pacco, è arrivato il pacco. Pensavo di averlo perso perché c'era scritto che lo portava la postina, invece l'ha portato l'altro postino. Cose strane che succedono qua. Vado a vedere. Spero di non aver sbagliato la taglia. Ok, è un tantino stropicciato, ma è bellissimo. Lo adoro, lo adoro, lo adoro, lo adoro, mi piace tantissimo. Poi guardate sotto, titi, ho preso anche questa. Hop, hop. E non ho sbagliato la taglia. Mi piace tantissimo. E siamo giunti al mercoledì sera, diciamo notte, sono le 23, oltre, ben oltre le 23. Siamo rimasti oggi pomeriggio alla prova del mio vestito che mi ha alquanto sorpresa, devo essere sincera. Uno perché appena l'ho aperto mi sono detta cacchio, ho sbagliato la misura perché mi sembrava piccolissimo. E invece no, e invece no. E invece è solo che mi devo abituare a vedere i vestiti più stretti. E questa cosa mi rende felicissima. E poi comunque non mi aspettavo che fosse. Io guardo lì perché è appeso là. Non mi aspettavo che fosse così bello. Io dico la verità, questo vestito l'ho comprato perché mi serve per un'esibizione al saggio di fine anno, ma mi piace tantissimo, io me lo metterò questo vestito. Mi piace davvero tanto. Anzi, vi metto giù nell'info box il link per acquistarlo perché l'ho preso su Amazon. E vi dirò di più, ho intenzione di prenderne un altro. Perché ci sono delle fantasie bellissime. Ne sto guardando uno giusto. Aspetta, vediamo se riesco a farvelo vedere. Al volo. Ecco, sto guardando questo con le rose rosse che è meraviglioso. Ma anche ad esempio, questo con i limoni gialli è bellissimo. E insomma, vedremo, vedremo magari il prossimo mese. E domani ho gli esami di fine anno. Domani ho gli esami di fine anno, quindi sarà una giornata abbastanza pesante. Però sono contenta di arrivare al primo step di questa fine anno accademico, poi si penserà al saggio. Non so, vedo se riesco a portarvi con me, se riesco a farvi vedere qualcosa di questi esami di fine anno, ma adesso vado subito a nanna perché mi devo riposare, perché altrimenti domani ci arrivo stressata e non va bene, la maestra non deve essere stressata. Diffidate di quelle maestre che gridano sempre. No, non è vero, a volte grido anch'io, ma solo a volte. Vado a nanna. Buonanotte, ciao! E alla fine ieri non solo non vi ho portato con me agli esami, ma non sono riuscita proprio a vloggare tutta la giornata. E quindi abbiamo saltato il giovedì, praticamente questa settimana. Stamattina sono andata dal parrucchiere, avevo bisogno di una sistemata, ma questa piega mi sta facendo impazzire. E quindi me li devo sistemare io. E sono fatta così, a me la piega del parrucchiere non piace mai. Torno e me li aggiusto sempre io. E così, intanto ora vado a pranzare perché è l'una e mezza e c'ho una certa fame. A dopo, ciao! Come vedete adesso i capelli sono più disciplinati. Non so che gli era preso oggi appena sono uscita dal parrucchiere, sembravo una pazza forsennata. Vabbè,
Ok, sera è tardi, io ho tanto sonno, sono tornata da poco, stasera ho fatto l'uscita, sono andata a vedere la chiusura della campagna elettorale del candidato a sindaco che ho scelto di votare. Mi raccomando, domenica andate a votare, mi raccomando, siate liberi e se non siete liberi, siate coraggiosi. Vi faccio vedere una cosa prima di chiudere, andare a struccarmi, andare a dormire. Io ogni anno, quando faccio gli esami di fine anno a scuola di danza, mi faccio un regalino. Quest'anno mi sono regalata, prima o poi ci riuscirò a farveli vedere, con una mano solo, ecco, mi sono regalata, sì, però adesso ecco così, meglio. Mi sono regalata dei punti luce, gli orecchini. Niente di costoso e niente di pregiato, li ho presi su QVC. Adesso così non rendono, però vi giuro che alla luce fanno uno sbrilluccichio bellissimo. Ebbene, sì, adesso vado a dormire. Ho il mio pigiamino bellissimo, tutto nero, mi piace tantissimo. Mi strucco e vado a nanna, che anche questa settimana è finita. Buonanotte, ciao! Buongiorno, è sabato mattina, in realtà è già quasi ora di pranzo. Stamattina ho fatto un po' di cose qui in giro per casa, ho messo a posto. Aspetta, mi devo inquadrare! Ho messo a posto, mi hanno portato delle cose nuove in casa e vi faccio vedere l'acquisto del giorno. Ho cambiato, cioè, ho preso la nuova trapuntina. Ecco, magari se ve la faccio vedere senza gli scontrini attaccati, un attimo arrivo. Eccola qua, perché qua ha aperto un negozio che si chiama, credo sia Chisene, Chisene, boh. E ho preso questa trapuntina bellissima che si abbina benissimo ai miei fiori. Intanto qua è caduto il telone con gli acchiappasogni, poi oggi vedrò di sistemarlo. E niente, sono salita sulla bilancia stamattina, mi ha dato 1,5 kg in meno. Quindi, al di là di tutto, è una bellissima giornata. Sto arrivando al traguardo, ci sono. Anche al traguardo allungato, in realtà. Beh, vado a casa dei miei, oggi mi tocca di stare lì fino a tardo pomeriggio e poi stasera pizza, 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 pizza perché me la merito. Giusto? Me la merito. A dopo, ciao! È sabato tardo pomeriggio, io sono appena tornata a casa e adesso devo subito darmi una sistemata e prepararmi perché vado a mangiare la pizza. Volevo farvi vedere una cosa, oggi ho comprato la nuova tinta labbra di L'Oreal, mi pare che si chiami Rouge Signature, una cosa del genere. Questo colore è bellissimo e adesso ovviamente, dato che esco, la proverò. Poi dopo vi faccio vedere com'è, magari facciamo un paragone con la tinta di Maybelline. Vediamo fra le due quale vince. Ma adesso scappo, vado a prepararmi perché altrimenti arrivo tardi e non è proprio da me. Eccomi qua, sono pronta e devo dire che questa tinta mi piace davvero tanto, tanto, tanto. È un bellissimo colore, poi è anche non proprio matte, non so se vi rendete conto che è abbastanza lucida, però l'ho messa da poco e non so se è lucida perché ancora non è asciutta del tutto. Vedremo a fine serata. Adesso però devo proprio proprio scappare perché ho 1 minuto di tempo prima di preparare la borsa ed uscire. È molto molto tardi e quindi vado. Sì, però mi piace tanto. Sì. A dopo, ciao. È mezzanotte e mezza, io sono appena tornata e questo è quello che è rimasto della tinta. Non lo so, non lo so. Sì, è rimasta, ma mi sa che quelle di Maybelline durano di più. Però diciamo che è una prima, primissima impressione. Vedremo nelle prossime prove. C'è da dire che il trucco occhi invece che ho fatto con la palette di Makeup Revolution è rimasto intatto, perfetto. Se n'è andato solo il correttore sotto, ma sulle palpebre com'era? È rimasto. Ci piace Makeup Revolution.
Adesso io vorrei tanto andare a dormire, ma mi sa che per almeno un'oretta farò cuocere il sugo perché ho promesso al mio papà che domani gli avrei portato il sugo alla bolognese, il ragù alla bolognese. Quindi comincio a farlo ora e poi lo lascio cuocere domani mattina per tutta la mattinata. Vado, perché altrimenti farò nottata in bianco. Buonanotte. Buongiorno, è domenica mattina e io mi sono svegliata già incavolata nera. Incavolata nera perché non mi funziona internet, mi è stata sospesa la fornitura e non si capisce il motivo. O meglio, la fornitura è stata sospesa perché risultano fatture non pagate, ma le fatture sono state tutte pagate. Ne ho solo una che ancora non è scaduta, che scade il 7 giugno. Questi sono i regali che fa la team. Complimenti team, domani andiamo a cambiare operatore. Perché, fra le altre cose, io ho del lavoro da finire, da consegnare entro oggi, non lo riesco a finire. E non rispondono neppure al telefono. Nessun operatore disponibile, sono stata oltre un'ora al telefono. Fanno solo perdere tempo. Fanno solo perdere tempo. E io sono incavolata nera. In tutto ciò sono andata già a votare. Sono andata a fare il mio dovere. Quanto mi girano, quanto mi girano. Sono assurdi questi della team. Assurdi, assurdi. Pago la fibra per non avere la velocità promessa. E questo da sempre. Sono dovuta stare 2 anni. Perché altrimenti io avrei dovuto pagare. Le penali. Adesso però i 2 anni sono scaduti e io cambio operatore perché non è possibile. Non è possibile. Niente, oggi è proprio una giornata stortissima, stortissima, stortissima. Quindi io adesso, dato che non c'ho manco internet, mi chiudo il video. Vado a casa dei miei. Lo carico. Perché già mai che salti la pubblicazione del vlog, almeno questa, e poi me ne esco e vado a fare shopping alla faccia della team. Ecco. Se siete passati da qui, vi ricordo di lasciare un commentino così che io possa salutarvi per questo video è tutto. Se vi va, ci vediamo al prossimo video. Vi mando un grosso bacio. Ciao!